Dobbiamo calcolare l'amplificazione di tensione di questo sistema. Vediamo com'è composto. Il primo, l'ingresso B con S, è su un amplificatore non invertente, realizzato con l'amplificatore operazionale. Il secondo blocco, diciamo la seconda parte del sistema, quella che per ingresso ha la tensione di uscita, dicono primo, generata dall'amplificatore non invertente, questo invece è un amplificatore invertente. L'amplificazione complessiva quindi sarà il prodotto delle amplificazioni del primo amplificatore, quello non invertente, e del secondo amplificatore. Quindi, volendo, noi possiamo scrivere per il primo amplificatore, possiamo chiamarla A con V1, considerando che questa parte è l'amplificatore numero 1, A con V1, formuletta dell'amplificazione per il non invertente, abbiamo 1 più R2 su R1. Il secondo amplificatore, quello invertente, ha come amplificazione, la chiamiamo AV2, meno R4 su R3. Quindi l'amplificazione complessiva A con V, data complessivamente dall'uscita del secondo diviso l'ingresso del primo blocco amplificatore, sarà il prodotto A con V con 1 per A con V con 2. Quindi possiamo fare tranquillamente 1 più R2 su R1 che moltiplica meno, ce lo mettiamo prima, R4 diviso R3. Passando al calcolo numerico abbiamo 1 più 2, abbiamo 2 kilom su 1 kilom che moltiplica 4 kilom su 3 kilom. Sono tutti kilom, quindi non abbiamo bisogno di fare ulteriori trasformazioni. Quindi abbiamo chiaramente meno 3 diviso 3 per 4, valore di amplificazione complessiva è uguale a 4. Proseguiamo l'esercizio nel caso in cui abbiamo collegato all'ingresso un generatore di 0,2 volt con resistenza interna R con S pari a 2 kΩ e all'uscita una resistenza di carico R con L pari a 2 kΩ. Vogliamo calcolare quanto vale la tensione di uscita e quanto valgono tutte le correnti in tutte le parti del circuito. Per calcolare la tensione di uscita è abbastanza semplice. Osserviamo quanto segue. La corrente di ingresso, chiamiamola I con S perché quella erogata dal generatore V con S, la corrente di ingresso è pari a 0. Perché? I con S è uguale a 0 dal momento che la resistenza di ingresso dell'operazionale ideale, quale consideriamo noi, è praticamente infinita, quindi non c'è assorbimento di corrente da parte dell'ingresso non invertente, quindi non c'è caduta di potenziale sulla R con S, quindi gli interi 0,2 volte del generatore li ritroviamo all'ingresso. Altra considerazione, la presenza di R con L non implica variazione di V con O perché la resistenza di uscita R con O dell'amplificatore operazionale è praticamente nulla, quindi la V con O è indipendente dalla corrente erogata dal secondo amplificatore dell'operazionale. Quindi possiamo senz'altro dire che la tensione di uscita V con O è data da V con S per il valore dell'amplificazione che abbiamo già calcolato precedentemente. E quindi abbiamo 0,2 volt per 4, se non sbaglio, vediamo se è vero, era 4 il valore di poco fa. Quindi V con S è uguale 0,8
Volt. Per quanto riguarda le correnti, è facile a questo punto vedere immediatamente che la corrente con L sul generatore, sulla resistenza di carico è data da V con O diviso RL, e quindi abbiamo 0,8 volt diviso i 2 kΩ, quindi 2 per 10 a meno 3. Quindi 0,4 per 10 a meno 3 volt, cioè 0,4 millivolt. Abbiamo sbagliato tutto. Questi sono ampere, scusate. Ho sbagliato tutto, questi sono ampere, stiamo facendo il calcolo della corrente. Quindi ampere. Milliampere, ecco qua. Per il calcolo della corrente I con 2 sulla resistenza di feedback del primo amplificatore, I con 2 sarà uguale a V con O primo diviso No, qua c'è un errore. Non è così, sarebbe così se questo fosse un amplificatore invertente. Invece questo è il non invertente, quindi ricordiamoci che essendo in presenza di feedback negativo, le tensioni tra l'ingresso invertente e l'ingresso non invertente sono uguali, la differenza di tensione deve essere nulla, quindi la V- è uguale alla V con S. Quindi a questo punto la I con 2 quindi la I con 2 è uguale a V con O, V con O primo, meno V con S diviso R2. Benissimo, dicono primo, vediamo un attimo quanto uguale, forse non l'abbiamo ancora mai calcolato, dicono primo, lo facciamo qui, è uguale a che cosa? A V con S che moltiplica 1 più R2 su R1, questo lo conosciamo già, quindi sarebbe 0,2 che moltiplica 3, cioè sono 0,6 volt. Quindi proseguendo abbiamo 0,6 meno 0,2 diviso R2 è uguale a 2 kΩ, quindi diviso 2 per 10 alla terza. Proseguendo significa che abbiamo 0,4 diviso 2 per 10 a meno 3, e cioè 0,2 per 10 a meno 3 ampere, o se volete 0,2 milliampere. Quindi proseguiamo, la situazione è questa, abbiamo calcolato la I con 2 sulla R2, che sarà uguale d'altro canto alla I con 1 sulla R1, la corrente sul carico, la tensione di uscita V con O, ci rimane da calcolare la I con 3. La I con 3 sarà questa volta senza timore, possiamo dire che è V con O primo su R3, perché qua abbiamo la massa virtuale dell'ingresso invertente. V con O primo dovremmo averla già calcolata, sono 0,6 volt, quindi abbiamo 0,6 diviso R3
che è uguale, la R3 nella R3 è uguale a 3 kΩ per l'appunto, quindi abbiamo 0,6 diviso 3 per 10 alla terza e quindi viene 0,2 per 10 a meno 3 ampere, che è la stessa corrente ovviamente della Icon 4, la stessa corrente circola su R3 e su R4. D'altro canto, se vogliamo avere un'altra, fatto salvo il segno derivante dall'equilibrio al nodo, se vogliamo avere un'altra controprova, dobbiamo fare Icon 4 uguale, dico no, diviso R4, che è 0,8 volt diviso 4 kΩ, quindi 4 per 10 alla terza, che fa ancora una volta 0,8 diviso 4 fa 0,2 per 10 a meno 3 ampere. Quindi, come vediamo, abbiamo trovato entrambi i valori uguali. E a questo punto, avendo esaurito quanto richiesto dal problema, abbiamo risolto tutto quanto.